3-0 degli anni contro il Tonno Callipo, siamo con Balsamo, una partita tra virgolette semplice per voi. È semplice perché la mettiamo noi su quei binari, perché comunque l'intensità che stiamo mettendo è importante. Quindi tu senti anche per una squadra di ragazzini subire un impatto tecnico anche così importante non è facile, perché siamo partiti tosti. Cioè. Il Letoianni è la seconda vittoria consecutiva contro un'altra squadra calabrese. Sì, 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 abbiamo già messo da parte le due calabresi. E ora abbiamo già un big match la prossima settimana a Catania contro Universal, che è sicuramente una squadra fatta composta da elementi molto esperti che sanno giocare bene a pallavolo, quindi già la, credo che cambierà la qualità del match. Rispetto al Cinque Fronti ci sono state maggiori difficoltà questa sera oppure una maggiore preparazione vi ha consentito di, diciamo, di essere più bravi? La squadra sta giocando sempre meglio, fondamentalmente è questo, nel senso che comunque stiamo proseguendo su quei binari del gioco. Piano piano le cose riescono sempre meglio, quindi poi anche nei fondamentali singoli, oggi per esempio tantissimi ace in battuta, abbiamo spezzato il loro gioco. Nella costruzione stiamo sempre rimanendo su standard comunque buoni, che ci permette di avere una fluidità di gioco, che ci permette poi di fare cambio palla facilmente. È quello che è la nostra mission in questo momento.